tutti oggi renderemo una comune automobilina un po' rotta una bellissima decorazione di Natale. Noi faremo insieme un pulmino Volkswagen a cui mancano due ruote e per questo mi servirò di un'altra automobilina di Enzo a cui non tiene per niente per sistemare quella a cui Gabriele tiene molto. Ci occorreranno degli smalti per unghie del colore in cui volete fare la vostra automobilina, del fil di ferro, forbici, taglia balza. Di una pallina ci occorrerà la ghiera reggipallina, la pallina no, potete anche toglierla. Mentre la ghiera conservatela con i suoi gancetti. E poi userò un contour liner, un colore da contorno a rilievo. Come prima cosa apro la mia automobilina facendo attenzione a non rompere i ganci. Questa è un'operazione che va fatta in maniera abbastanza delicata, stando attenti appunto a non rompere i gancetti. Estraggo le ruote che conserverò, essendo un'automobilina d'epoca quella. Dopodiché toglierò le ruote invece all'automobile più dozzinale e le metterò da parte e utilizzerò una pinza per farlo. Con il fil di ferro creerò due stanghette della misura dell'asse della vecchia automobilina. Adesso togliamo la sirena, perché questa era un'automobilina dei vigili del fuoco, quindi via la sirena. Lì metteremo il gancetto per la decorazione. Adesso con lo smalto bianco differenzio i colori del tettino da quelli della carrozzeria dell'automobile. Farò il tettuccio bianco, mentre l'automobilina la lascerò rossa, ma di un rosso glitter pallina di Natale. Intanto con lo smalto per unghie copriamo. Darò 3 mani di smalto facendo asciugare bene tra l'una e l'altra. Con lo smalto nero coloro la parte inferiore della macchina. Anche qui 3 mani. Nel frattempo io riprendo l'altra parte che si è asciugata e ripasso. Questa volta però ripasso la parte inferiore, come vi avevo anticipato, con un rosso glitter luminescente. E adesso do un'altra mano di bianco. Vi avviso, su un fondo plastico colorato il bianco non verrà mai un bianco latte, rimarrà sempre macchiato del colore di fondo, ma a me va bene così. Adesso inserisco le assi all'interno delle ruote. Coloro la parte interna della macchina, che poi sarebbero appunto gli interni, di un beige dorato che stia bene anche col colore della carrozzeria. Scegliete voi il colore che preferite per i vostri interni. Con la linea di contorno a rilievo, col contour liner di glitterato colore argento, faccio una linea il più dritta possibile tutta attorno alla macchina, lì dove le due parti colorate si congiungono. Adesso inserisco le ruote, martello ben bene affinché siano belle stabili. Adesso accorcio i ferretti del gancetto della pallina, perché questi ferretti noi non li infileremo all'interno della pallina, ma riempiremo il gancio di colla e lo appiccicheremo semplicemente sul tettuccio della macchina, lì dove c'era il buco della sirena. Ora ci serve solo un bel accetto dorato. Assembliamo i due pezzi che nel frattempo si sono totalmente asciugati. E state attenti a non rompere i gancetti proprio in questa fase, perché sarebbe un vero peccato. Quindi inseriamo il laccetto e il gioco è fatto. La vostra automobilina è pronta per sfrecciare in questo magico Natale, rendendo felici grandi e piccini. Come vedete, io col contour liner ho anche definito fari, stemma e faretti. Quindi preparate la vostra automobilina e guardate che bella la mia! Thank you.
all the way.